Uno studio commissionato dal Ministero dell'Interno rivela il fallimento delle imprese confiscate alla mafia e poi nelle mani dello Stato. I dettagli. Le imprese confiscate alla mafia e poi fallite. Così muoiono migliaia di aziende. Uno studio dell'Università Cattolica dimostra come 4 imprese su 5 sottratte alla mafia siano poi fallite nelle mani dello Stato. È colpa della gestione fallimentare da parte di amministratori pagati per trascinare alla morte le imprese? Secondo una inchiesta condotta da Transcrime, centro di ricerca dell'Università Cattolica e dell'Università di Trento, su incarico del Ministero dell'Interno, la risposta è sì. Le aziende confiscate alla mafia si mantengono in piedi solo per mantenere chi le amministra e non perché funzionino, salvaguardando così i posti di lavoro. Ecco le cifre a testimonianza della gestione fallimentare. Solo il 15-20% delle circa 2.000 aziende confiscate alla mafia dal 1983 a oggi è ancora attivo sul mercato. Il 60% è stato liquidato o è in liquidazione e almeno il 10% è fallito. In media la liquidazione interviene dopo oltre 3 anni dalla confisca definitiva. Lui è Ernesto Savona, è il direttore di Transcrime e spiega: a parte le considerazioni che riguardano la capacità di competere delle imprese mafiose una volta confiscate, risulta chiaro che la gestione delle aziende confiscate rischia di essere soltanto finalizzata al mantenimento degli amministratori e non delle aziende e dell'occupazione. Per invertire questo ciclo occorre spostare la gestione delle aziende confiscate dai professionisti dell'amministrazione giudiziaria ai manager di impresa. In questo modo si eviterebbero gli scandali di questi giorni di amministratori che sono super pagati per far morire le imprese. Il riferimento di Savona è all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Infatti il nuovo direttore, il prefetto Giuseppe Caruso, ha sostituito alcuni dei più noti amministratori giudiziari nominati dai tribunali, provocando irritazione e proteste. Caruso è stato irremovibile e ha denunciato. Alcuni amministratori hanno ritenuto di poter disporre dei beni confiscati come privati su cui costruire i loro vitalizi. Non è normale che i 3/4 del patrimonio confiscati alla criminalità organizzata siano nelle mani di poche persone che li gestiscono spesso con discutibile efficienza e senza rispettare le disposizioni di legge. Infatti, la normativa prevede che la destinazione dei beni dovrebbe avvenire entro 90 giorni o al massimo 180 dalla confisca, mentre ci sono patrimoni miliardari da 15 anni nelle mani dello stesso professionista. Abbiamo intensificato ulteriormente le ricerche.